Buonasera a tutte e a tutti. Stasera parliamo un pochettino di quello che sta succedendo in questo paese per quanto riguarda l'investimento in armi e in spese militari. Perché ieri in Parlamento, per la precisione alla Camera dei Deputati, c'è stato un voto particolarmente importante. Su proposta della Lega è stato infatti approvato l'aumento delle spese militari che dovranno raggiungere il 2% del PIL. La proposta della Lega è stata votata in aula sostanzialmente da tutti i partiti politici, da quelli di maggioranza, quindi Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Lega, Forza Italia, Italia Viva, Azione e chi più ha più ne metta, ma è stata votata anche dalla finta opposizione di Fratelli d'Italia, che ha votato senza nessun problema per aumentare le spese per le armi e per l'appunto per gli investimenti militari. Solo in 19 parlamentari hanno votato contro maggiori spese militari. Si tratta dei deputati che fanno riferimento all'Alternativa C'è, che è il gruppo di ex 5 Stelle, Sinistra Italiana, credo qualcuno di Europa Verde e le quattro deputate della componente Manifesta, che come Potere al Popolo noi sosteniamo. Tolte questi 19 parlamentari, tutti gli altri, tutto il Parlamento è stato unito per dire al governo Draghi: mi raccomando, spendiamo più soldi in guerra, spendiamo più soldi in armi, raggiungiamo il 2% del PIL. Che significa il 2% del PIL? Innanzitutto, chi è che ci ha chiesto di spendere il 2% del PIL? Perché proprio questa cifra? Perché non l'1,5, il 2,5, il 3, il 4? Ecco, il 2% del PIL è stato chiesto nel 2014 dalla NATO in una riunione in Galles. La NATO ha chiesto ai 30 paesi membri di spendere di più in armi fino a raggiungere il 2% del PIL. Fino a questo momento i governi italiani avevano resistito alle pressioni che arrivavano costantemente dagli Stati Uniti e ora invece la guerra in Ucraina funziona come lasciapassare per spendere di più in armi. Quanto spendiamo in più? C'è stata la ricerca per l'appunto di un osservatorio indipendente, Milex, che ci dà un po' di cifre. Si parla del passaggio da 25 miliardi di euro all'anno a 38 miliardi di euro all'anno, significa 13 miliardi in più ogni anno che andranno in spese militari. E significa, dal punto di vista di spesa quotidiana, di spesa giornaliera, che passeremo da 68 milioni di euro a circa 100, 110, 300, 110 milioni al giorno, quasi 40 milioni di euro in più al giorno per spendere in armi. Questo significa che i soldi, in realtà, quando si vogliono trovare, ci sono. Il problema è che li troviamo per le armi, li troviamo per l'industria bellica e non li troviamo invece per quelle che sono le necessità dei cittadini. Io penso che a ognuno di noi è capitato in questi anni di chiedere di volere più investimenti, che ne so, per avere più ospedali. Abbiamo attraversato 2 anni di pandemia in cui ci siamo resi conto che la sanità territoriale era stata devastata da 30 anni di tagli, che avevamo personale che non era sufficiente, bisognava fare assunzioni, bisognava stabilizzare i precari. Ci hanno detto sempre che invece i soldi non si riuscivano a trovare. Abbiamo una rete del trasporto pubblico, soprattutto il trasporto pubblico locale, che fa acqua da tutte le parti e ogni volta ci dicono che non ci sono soldi. Abbiamo delle scuole che cadono letteralmente a pezzi sulle teste degli studenti e dei docenti e niente, ci darebbe da stabilizzare migliaia e migliaia di docenti e invece i soldi non ci sono mai e ci sarebbe da fare investimenti massicci in transizione ecologica, ma anche in questo caso i soldi non ci sono mai. Quando è che si trovano i soldi ed escono così facili? Escono invece per le armi e per la guerra. Ecco, quindi, tra l'altro, viviamo in una fase in cui il caro vita, il costo della vita sta aumentando in maniera spropositata. Ognuno di noi ne sta facendo esperienza, da bollette della luce e del gas che sono raddoppiate, letteralmente raddoppiate, se non peggio, al prezzo del pane, della pasta, che sono aumentati anche qui a livelli abnormi. Addirittura il costo del pane in provincia di Ferrara raggiunge i 10 euro al chilo. La pasta a Cagliari ormai è praticamente un bene di lusso, ma stanno aumentando anche altri prodotti, sta aumentando l'olio, stanno aumentando i piselli, sta aumentando la carne, insomma, sta aumentando sostanzialmente tutto. C'è una cosa che rimane ferma, sono i nostri salari che sono tra i più bassi d'Europa e in questo paese ancora non si parla di introdurre un salario minimo dignitoso che dovrebbe essere di una cifra di almeno 10 euro all'ora. Questa è la proposta su cui stiamo lavorando noi, però pare che gli altri partiti politici siano sordi, non ad uno, ma a tutti e due gli orecchi. Chi è
che quindi piange, dovrebbe piangere di fronte a questo aumento delle spese militari, siamo tutte e tutti noi, perché sono soldi che vengono sottratti allo Stato sociale, al welfare state, che potrebbero essere spesi diversamente e invece vanno nell'industria delle armi. Chi è che esulta di fronte a questo aumento della spesa militare? È invece l'industria bellica, il complesso militare-industriale. In particolar modo, giusto per fare dei nomi, Leonardo, Fincantieri, che già in queste settimane hanno registrato dei boom in borsa incredibili, ma c'è anche un'azienda che è ancora a conduzione familiare, che è la Beretta, che ha, diciamo, stabilimenti principalmente in provincia di Brescia, che chiaramente può esultare. E Beretta è salita agli onori delle cronache, anche se i media nostrani hanno parlato poco, perché 2 giorni fa un sito di informazione che parla per l'appunto di armi, di industria militare, ha pubblicato la foto di un militare ucraino che maneggiava una mitragliatrice. La mitragliatrice era una MG42 del 59, che è una mitragliatrice prodotta dall'italiana Beretta, ed era maneggiata da un militare ucraino che aveva una bella toppa sulla sua divisa, la toppa del battaglione Azov, che è il battaglione di neonazisti che, per quanto chi commentana possa dire che non sono neonazisti, invece sono neonazisti. Lo dicono sostanzialmente tante fonti indipendenti, lo dicono tante istituzioni internazionali, lo diceva 8 anni fa anche un quotidiano italiano come La Stampa, che aveva pubblicato un articolo dettagliando il perché questo battaglione Azov fosse definibile come battaglione neonazista. Peccato che in questi giorni questo articolo sia stato rimosso a proposito di censura, ma lo diceva nel 2018 addirittura il Congresso degli Stati Uniti. Ci sono dichiarazioni addirittura di appartenenti al Partito Repubblicano che affermavano che gli Stati Uniti non potevano fornire, non avrebbero dovuto fornire armamenti ad alcune divisioni delle forze armate ucraine, specificando in particolare che al battaglione Azov non andavano date armi perché non si può foraggiare il suprematismo bianco e il neonazismo. Queste sono le parole di uomini del Congresso statunitense, quindi una fonte tutt'altro che, diciamo, anti-ucraina. Ebbene, le armi della Beretta sono finite nelle mani del battaglione Azov. La cosa è che però noi non sappiamo se queste armi siano finite con i carichi che sono stati inviati in Ucraina a partire dal 28 febbraio, cioè la data in cui il Parlamento ha deciso, ha dato il suo assenso al governo per la fornitura di armamenti all'Ucraina, o se siano state date precedentemente. Perché non lo sappiamo? Non lo sappiamo per un motivo molto semplice, perché il governo italiano ha posto il segreto sulle armi che stiamo inviando in Ucraina. E uno potrà dire: vabbè, ma è normale, non bisogna far sapere al nemico di che tipo di armi si stanno fornendo, si stanno rifornendo le forze armate ucraine, perché si darebbe un vantaggio notevole. Ebbene, non la pensa così però il resto d'Europa. Noi, come Potere al Popolo, col senatore Mantero, abbiamo presentato un'interrogazione parlamentare, che è stata pubblicata il 15 marzo sul sito del Senato, quindi la trovate, è pubblica, in cui chiediamo per l'appunto conto al governo del perché, mentre la Germania, il Belgio, l'Estonia, la Slovacchia, la Lettonia, la Lituania, i Paesi Bassi, la Francia, il Portogallo scrivono nero su bianco che tipo di armi stanno fornendo all'Ucraina, e nell'interrogazione c'è il dettaglio delle armi che stanno fornendo all'Ucraina, il governo italiano ha invece deciso di mettere il segreto. E quindi, diciamo, chiediamo al ministro Guerini, il ministro della difesa Guerini, letteralmente, leggo dalla nostra interrogazione parlamentare, quale sia l'effettivo impegno militare in termini di mezzi e di uomini messi in campo dall'Italia. Perché vogliamo sapere il contenuto dell'allegato al decreto 2 marzo 2022 del Ministero della Difesa, quindi il ministero a cui capo c'è Lorenzo Guerini, ministro diciamo, afferente all'area del Partito Democratico, recante come nome autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative dell'Ucraina, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge del 28 febbraio 2022, numero 16. Chiediamo questo tipo di informazioni perché crediamo che sia fondamentale avere trasparenza, è fondamentale che i cittadini e le cittadine italiane sappiano che cosa sta facendo il nostro governo in relazione all'invio di armi in Ucraina. Nell'interrogazione parlamentare non ci fermiamo a questo, perché ci sono altre notizie che ci preoccupano. La notizia che ci preoccupa è la modalità con cui queste armi verranno consegnate
alle forze armate ucraine, perché da quanto si legge da fonti di stampa, visto che il nostro governo su questo è silente, la NATO non si impegna direttamente nella consegna delle armi, ma si affiderà a quelli che la stampa, in maniera con un'espressione quasi neutrale, sempre con questi inglesismi che nascondono più che spiegare, definisce contratto. Sono sostanzialmente dei mercenari, sono paramilitari che, pare, almeno da questa indiscrezione di stampa, avranno il compito di trasportare le armi e i mezzi militari dal confine, spesso del confine polacco, fin dentro il territorio ucraino. Questi non è che lo facciano per sport, per beneficenza o per volontariato, si fanno pagare addirittura a volte pare fino al 70% del valore del carico per trasportare queste merci. Allora noi abbiamo chiesto al ministro Guerini di riferire in aula, in Parlamento, al Senato della Repubblica e quindi a tutti i cittadini e alle cittadine del nostro paese come il nostro governo si sta assicurando che queste armi arrivino effettivamente nelle mani dell'esercito ucraino. Io lo ricordo, noi siamo tra le pochissime forze politiche che si oppone all'invio di armi. Una volta che il Parlamento ha deciso di inviarle, almeno ci dicesse che tipo di armi sta inviando, come le sta inviando e come si sta assicurando che arrivino nelle mani giuste. Perché non può non essere un problema che armi italiane arrivino nelle mani dei neonazisti ucraini, che sono quelli che sono resi responsabili di 8 anni di massacri nel Donbass e in Ucraina, perché la condanna netta dell'invasione russa dell'Ucraina, che noi abbiamo scritto fin dal primo giorno e che continuiamo a ripetere costantemente, non può giustificare in alcun modo armare i neonazisti. Rischiamo di fare gli stessi identici errori che sono stati fatti in passato in Afghanistan, in Iraq e in altri paesi, anche in Siria, cioè di dare delle armi a delle forze che poi, diciamo, le utilizzano contro la loro stessa popolazione, come è accaduto per l'appunto nel caso di questi paesi. Questa è la prima interrogazione che abbiamo presentato in relazione all'invio di armi, ma stamattina abbiamo depositato una nuova interrogazione, perché c'è un altro fatto molto preoccupante che però anche qua non è arrivato sulle prime pagine dei quotidiani nazionali, non è arrivato nei telegiornali nazionali, ed è un episodio che è successo all'aeroporto civile di Pisa, all'aeroporto Galileo Galilei di Pisa. I lavoratori, attraverso infatti l'unione sindacale di base, hanno denunciato un fatto che per noi è gravissimo, laddove dovesse risultare vero. Hanno cioè denunciato che stavano caricando, avrebbero dovuto caricare degli aiuti umanitari diretti in Ucraina, quindi parliamo di cibo, coperte, medicinali, questo tipo di materiali qui per sostenere la popolazione ucraina che è sotto le bombe russe, sotto l'attacco russo. E invece al momento di caricare un cargo civile si sono trovati davanti un carico che non era di aiuti umanitari, ma era di armi, nello specifico proiettili e munizioni. Sì, proiettili, munizioni ed esplosivi. Hanno fatto la denuncia all'Unione Sindacale di base. Noi abbiamo stamattina depositato una nuova interrogazione, sempre col senatore Matteo Mantero, per chiedere nello specifico come sia possibile. Beh, cosa sappia il ministro Guerini di questo episodio? Chiediamo se sia a conoscenza di quanto accaduto e chiediamo di intervenire, diciamo, in merito al carico che era in partenza, insomma, in questi giorni all'aeroporto civile di Pisa, che conteneva materiale bellico. Visto che sono uscite alcune notizie, si parla, ha detto, vabbè, ma chi l'ha detta questa cosa? Sa tanto di bufala, sa tanto di fake news, com'è possibile che si utilizzi l'aeroporto civile e non quello militare per l'invio di armamenti in Ucraina? Io leggo alcune dichiarazioni che sono state fatte sia dal COVI, che è il reparto logistico dell'esercito, sia dal presidente degli aeroporti SPA, che è la società che gestisce l'aeroporto di Pisa, cioè Carrai, che è un fedelissimo di Renzi. Carrai dice non succederà più, quindi vuol dire che è successo. E il COVI invece nega la protesta dei lavoratori, ma in realtà negandola l'afferma, perché sostiene che non c'è stata protesta, soltanto è successo che alcuni operatori si sono limitati a segnalare il mancato possesso dei requisiti necessari all'effettuazione del caricamento di materiali speciali, manifestando la necessità di specifiche autorizzazioni. Questo significa che si sono sostanzialmente rifiutati di caricare le armi, e infatti le armi purtroppo sono partite lo stesso, ma sono state caricate dai militari e non dai lavoratori dell'aeroporto. L'aeroporto SPA, per il tramite del suo presidente Carrai, ha ammesso,
dicendo che non si ripeterà più questo episodio, quindi altro che bufala, altro che fake news, è un episodio effettivamente accaduto ed è un episodio grave e noi vorremmo capire dal ministro Guerini, il ministro della difesa, cosa ne sa di questo episodio e vorremmo capire molto sinceramente perché viene utilizzato un aeroporto civile che dovrebbe essere utilizzato per l'appunto per spedire aiuti umanitari, viene invece utilizzato per spedire delle armi che invece dovrebbero partire dall'aeroporto militare e non dall'aeroporto. Dall'aeroporto civile. Anche questa è questione di trasparenza, è questione di dire la verità alla nostra gente e aspettiamo che il ministro Guerini vada a riferire in aula. Questo, diciamo, è il lavoro che stiamo portando avanti di denuncia per quanto riguarda l'invio delle armi all'Ucraina. Noi continuiamo a essere convinti che l'invio delle armi è una mossa assolutamente sbagliata, che non fa altro che gettare ulteriore benzina sul fuoco e non aiuta a quello che a raggiungere l'obiettivo necessario, cioè la de-escalation, e aiuta invece a aumentare, diciamo, allargare il conflitto. Tra l'altro ci sono fior fior di analisti militari italiani e stranieri che sostengono con convinzione che dal punto di vista militare l'Ucraina, con le armi che stanno arrivando, non può comunque sconfiggere le forze armate russe, che sono troppo più potenti, per cui l'unica possibilità di vincere militarmente la guerra contro la Russia è l'intervento diretto degli Stati Uniti, di una coalizione internazionale a guida Stati Uniti e NATO. Ora, se è questo che i nostri politici, il nostro governo vuole fare, che ce lo dicesse, però questo, così come l'imposizione di una no-fly zone sull'Ucraina, significa di avvicinarsi, se non di entrare letteralmente, nella terza guerra mondiale tra potenze nucleari con il rischio di un'ecatombe. Se è questo lo scenario verso cui ci stanno trascinando i nostri governi, e stasera le dichiarazioni di Macron che parla di essere pronti ad una guerra ad alta intensità sono molto preoccupanti, ce lo dicessero, perché la nostra gente in realtà non vuole questo. Anche i sondaggi delle ultime ore, delle ultime 24 ore, dimostrano che la maggioranza degli italiani non solo è contraria alla no-fly zone, ma è contraria anche all'invio delle armi. Per cui in Parlamento stanno votando un provvedimento che va contro la volontà della maggioranza. La maggioranza degli italiani. Ora, questo lavoro di denuncia, questo lavoro di controinformazione continua a essere essenziale, anzi l'invito è a far girare questo tipo di informazioni, a far girare le due interrogazioni che abbiamo presentato nel giro dell'ultima settimana, ma non è assolutamente sufficiente. C'è bisogno della costruzione di un movimento contro la guerra, di un movimento per la pace, che non scenda in piazza semplicemente una volta, ma che costruisca mobilitazione in termini continuativi. Noi per questo saremo sabato 19 marzo alle 15 dinanzi all'aeroporto civile di Pisa, insieme all'Unione Sindacale di Base, insieme ad una serie di altre organizzazioni e di associazioni, e faremo un corteo regionale a Pisa, un corteo per tutta la Toscana, ma chiaramente se vuole venire anche qualcuno da fuori regione è soltanto una cosa buona, per protestare sia contro l'episodio accaduto all'aeroporto di Pisa, sia più in generale contro l'invio delle armi all'Ucraina. Domenica 20 alle ore 10:30 saremo invece a Sigonella in Sicilia per una nuova manifestazione contro, diciamo, le basi sui nostri territori, contro l'utilizzo dell'Italia come piattaforma logistica per la guerra, cosa che abbiamo già vissuto non solo negli anni 90, ma anche negli anni 2000. Quindi ci sono già due manifestazioni di livello regionale in questo fine settimana, e stiamo costruendo degli appuntamenti anche per la settimana prossima. Per il 24, poi vi teniamo aggiornati, stiamo organizzando un presidio a Roma nei pressi di Piazza Montecitorio, di Palazzo Montecitorio, cioè della Camera dei Deputati, proprio per protestare contro la guerra, per protestare contro i decreti legge del governo che permettono non solo le sanzioni, ma anche l'invio di armi. Stiamo poi lavorando ad un'assemblea da tenere sempre a Roma agli inizi di aprile, che possa permetterci di fare un passo non solo verso un movimento nazionale per la pace, ma che possa gettare le basi per un movimento, possa contribuire ad un movimento europeo, quantomeno contro la guerra e per la pace, perché questa è una battaglia che va fatta a livello non solo nazionale. Non possiamo rinchiuderci nelle nostre piccole patrie, ma dobbiamo allargare a tutti i movimenti, le organizzazioni che in Europa si stanno battendo contro la guerra e che, per quanto silenziate o bastonate quotidianamente dai media, in realtà esistono. C'è nello Stato spagnolo Podemos, c'è la France Insoumise in Francia, il PTB in Belgio, c'è la sinistra laburista nel Regno Unito. Ci sono diverse organizzazioni in tanti paesi. Abbiamo il compito di metterci insieme e di far nascere, di costruire un movimento popolare per la pace e contro la guerra. Quindi gli appuntamenti poi li metto anche nei commenti a questa diretta.
Se avete domande, ponetele nei commenti in modo tale che, diciamo, continuiamo ad aggiornarci e possiamo poi organizzarci per altri momenti di riflessione e diciamo, di discussione anche magari insieme per fare in modo che la nostra voce non venga completamente silenziata e non venga continuamente bastonata, che è quello che succede sui media. Chiudo con una frase che leggevo ultimamente di Pablo Neruda, il poeta cileno, che secondo me restituisce bene il senso di quello che stiamo vivendo anche in queste settimane. Neruda scriveva: "Le guerre sono fatte da persone che si uccidono senza conoscersi, per gli interessi di persone che si conoscono ma che non si uccidono." E credo che sia un concetto molto giusto che è vero in ogni guerra, a maggior ragione in una situazione come questa che ricorda molto, non tanto la Seconda Guerra Mondiale che viene continuamente menzionata dai nostri media, ma che ricorda molto più da vicino l'esplosione della Prima Guerra Mondiale, uno scontro tra diverse potenze internazionali, tra diciamo diversi imperialismi che si scontrano per costruire aree di egemonia. Quelli che ne fanno le spese sono i nostri popoli, e in primis il popolo ucraino a cui va tutta la nostra solidarietà, ma è anche il popolo russo che viene costretto in una morsa repressiva dal governo di Putin e contemporaneamente viene affamato dalle sanzioni internazionali, ma anche il nostro popolo viene affamato dalle sanzioni, lo stiamo pagando già in queste ore con l'aumento dei prezzi spropositato, per cui l'opposizione alla guerra è anche una difesa dei nostri interessi, degli interessi popolari che non sono, ancora una volta, gli interessi dei governi. Costruiamo l'opposizione alla guerra, costruiamo una prospettiva di riscatto a livello quantomeno continentale. Buona serata a tutte e a tutti.